Buonasera e benvenuti al TG2000. Il ponte Morandi è stato demolito. Con l'esplosione delle pile 10 e 11 si chiude un capitolo della storia di Genova, ma se ne apre subito un altro perché inizia la corsa alla ricostruzione. E allora andiamo subito nel capoluogo ligure dalla nostra Beatrice Bossi. A te, Beatrice. Sì, buonasera. Noi cominciamo dalla fine, vi facciamo subito vedere le immagini di quello che rimane delle pile 10 e 11 del viadotto Morandi. Un 20.000 metri cubi di macerie che nelle intenzioni vorrebbero essere riutilizzati. Il ponte è collassato, come vediamo, come vi stiamo facendo vedere, collassato parzialmente sulle case di Via Porro, case che già erano state evacuate nei mesi scorsi e che già erano in fase di demolizione dalle ultime settimane. È un panorama che quello che vediamo dalla collina della Coronata davvero drammatico, ma comunque tutto minuziosamente programmato, ovviamente. Il commissario alla ricostruzione Marco Bucci ci ha tenuto a dirlo immediatamente dopo l'esplosione, è andato tutto per il meglio e poi ci sta appunto tutta la fase della ricostruzione. Si apre un nuovo capitolo, anche se Genova sottolinea ancora il sindaco Bucci non si è mai fermata, quindi non gli piace dire che si ricomincia. Comunque è stata una giornata e sarà ancora una giornata molto lunga per i genovesi, per i 3.400 soprattutto genovesi che sono stati sfollati, che sono stati sgomberati dalle loro abitazioni da questa mattina all'alba. Allora un quadro completo di questa lunga giornata lo vediamo nel servizio con cui vi restituisco la linea. Sono le 9.37 quando Genova dice addio al viadotto Morandi. Delle colonne di acqua si innalzano mentre il gigante di calcestruzzo si piega a terra. Prima gli stralli e poi le pile 10 e 11 demolite in pochi secondi con oltre una tonnellata di carica esplosiva. È andato tutto come da programma, escluso un ritardo di circa mezz'ora dovuto alla segnalata presenza di una persona in un appartamento chiuso con porta blindata, che ovviamente abbiamo dovuto controllare. La nuvola di polvere nasconde solo per pochi minuti il nuovo panorama della città. Cemento e ferro che per 50 anni hanno unito il lato ponente con quello levante adesso sono ridotti a 20.000 metri cubi di macerie nella valle del Polcevera. Sono iniziate le procedure di sgombero. Si invitano gli abitanti a lasciare le case. Sono 3.400 le persone evacuate questa mattina dai palazzi intorno al cantiere. In 300 si sono ritrovati nei centri di raccolta allestiti dalla prefettura. Gli altri si sono mossi autonomamente. Come sta vivendo questi momenti? Un po' mica tanto bene, un po' agitato. Una vita che siamo qua e guarda un po' che succede. Ma mi creda, c'ho il cuore da ieri, da un anno, non lo so come dire, è brutto, è brutto. Le centrali di rilevazione delle polveri sottili, amianto compreso, dovranno dire se l'aria è ancora respirabile. Dopo 40 minuti dall'esplosione i dati erano già rassicuranti. La società Autostrade ha deciso fino al 15 settembre di mantenere le esenzioni in vigore a Genova e di bloccare gli aumenti sempre alla stessa data dei pedaggi sull'intera rete. Tutto questo per favorire, scrive il CDA, gli spostamenti verso i luoghi di vacanza. Di fatto si prolunga un'analoga decisione assunta già nel mese di gennaio. Politica industriale, scontro nel governo sui casi Ilva e Atlantia, Confindustria lamenta scarsa attenzione alle imprese. Le ultimissime da Augusto Cantelmi che sul tema ha raccolto l'opinione di Marco Bentivogli, segretario generale della FIMCISL. Sentiamo. Da Genova ad Osaka, a Roma, un unico filo tiene le scelte sul futuro economico del paese. Nel G20 in Giappone il premier Conte in pressing per evitare la procedura di infrazione. L'Olanda, con cui è aperta anche la vicenda Sea-Watch, chiede una punizione esemplare. Gli altri partner invece mandano segnali meno bellicosi. Ma la dinamica sui conti pubblici passa attraverso le scelte di politiche industriali e qui si riaccende lo scontro all'interno del governo che riparte proprio da Genova, dal ponte Morandi. Non pago dell'affondo di ieri con l'estromissione da concessioni e salvataggio di Alitalia, Di Maio attacca ancora Atlantia, la holding dei Benetton, proprietaria di Autostrade per l'Italia. Quelle persone che sono morte
sono morte perché qualcuno non ha fatto la manutenzione di questo ponte, e quel qualcuno era Autostrade per l'Italia, dei Benetton, della famiglia Benetton. Parole durissime criticate da Salvini, ma la vicenda Atlantia si lega a quella dell'Ilva, con il rischio di chiusura il 6 settembre minacciato da ArcelorMittal dopo la decisione di togliere l'immunità penale alla proprietà dello stabilimento tarantino. Un governo contro le imprese, l'accusa di Confindustria e sindacati. Segretario, allora il caso Ilva, Atlantia, in ballo il rischio, un bel po' di posti di lavoro? Ma sicuramente sono crisi vecchie a cui si stanno aggiungendo le nuove vertenze, e con un governo assolutamente nel pallone che non affronta più i tavoli, costruisce istruttorie, propone soluzioni, e questo mette in gioco tra 80 e 280 mila posti di lavoro, sta riesplodendo il ricorso alla cassa integrazione, insomma si è aperto l'anno con la promessa di un miracolo italiano, mi sembra che siamo molto lontani. Confindustria parla di un governo contro le imprese, in qualche modo anche i sindacati sono d'accordo? Assolutamente sì, questo governo, non solo una sua parte, perché il governo quando vota, vota sempre in modo compatto, ha una forte vocazione anti-industriale, sta facendo molto male ai lavoratori, alle imprese e allo stesso tempo, e questo è molto pericoloso per il benessere del paese. Quello di Ilva è un disastro assolutamente autoprodotto da una politica codarda e assolutamente incapace di comprendere quello che serve ai lavoratori e all'ambiente. Facendo così si pensa che 20.000 lavoratori al sud si possano trovare in altro modo. In realtà siamo all'ultima battuta finale della desertificazione industriale del sud. Io ci penserei due volte. La vicenda Sea-Watch, indagata la capitana della nave Carola Rackete, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave da guerra, le accuse. Intanto per la Farnesina altri 4 stati sarebbero pronti ad accogliere i migranti. Le ultimissime da Vito De Torre. Il capitano della Sea-Watch è nel registro degli indagati. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione dell'articolo 1099 del codice della navigazione, perché non ha obbedito all'ALT intimatogli da una nave da guerra. La Guardia di Finanza ha perquisito la Sea-Watch, ha passato al setaccio i documenti della nave e poi ha acquisito filmati registrati a bordo. Non è escluso che nelle prossime ore la nave possa essere messa sotto sequestro, come ha fatto intendere la procura di Agrigento, che indaga sulla vicenda. Un atto dovuto, hanno spiegato i magistrati, ma che ha già sollevato polemiche. Francesca De Vittor, docente di diritto internazionale all'Università Cattolica, interpellata dall'agenzia SIR, ha spiegato che la decisione di non rispettare il divieto di ingresso nel mare territoriale italiano è stato un atto coerente, sono le parole della docente universitaria, con l'obbligo di soccorso in mare imposto dal diritto internazionale, dalle leggi italiane e da quelle dello stato di bandiera della nave, cioè l'Olanda. Quest'obbligo, ha sottolineato la docente, si conclude solo con lo sbarco delle persone in porto. La situazione psicologica dei naufraghi a bordo peggiora ogni ora di più, ha fatto sapere la comandante Carola Rackete. Abbiamo persone con problemi post-traumatici a bordo e il fatto che non si sappia come e quando la situazione si sbloccherà peggiora le condizioni. Intanto è scontro aperto tra la Sea-Watch e Salvini, che anche oggi ha ribadito le regole vanno rispettate. Bufera sull'Università di Catania, sospesi dal servizio il rettore ed altri 9 professori. Sarebbero accusati di aver truccato concorsi, metodo paramafioso, denunciano i PM che indagano in tutta Italia. Sentiamo David Murgia. Utilizzavano metodi paramafiosi per truccare concorsi universitari, così 10 professori dell'Università di Catania, tra cui il rettore Francesco Basile, sono stati sospesi dagli incarichi. Per loro le accuse sono gravissime, associazione per delinquere, corruzione e turbativa d'asta. Secondo la Digos e la Procura catanese, nell'inchiesta denominata Università Bandita, i docenti avrebbero dato vita ad un sistema ben collaudato per assegnare determinate cattedre alle persone già prescelte, cioè i concorsi universitari sarebbero stati organizzati prima, sulla base del vincitore. Il bando sarebbe stato costruito ad hoc e le pubblicazioni necessarie sarebbero state stabilite in base a quelle che lui aveva. Nessuno spazio doveva essere lasciato a selezioni meritocratiche e nessun ricorso amministrativo poteva essere presentato contro le decisioni degli organi statuari. Il merito purtroppo non è il criterio per la selezione dei candidati ai posti di professore ordinario delle varie fasce. Non è il merito, ma è
la scelta che dall'alto viene calata da un rettore, da un capo dipartimento, da un professore particolarmente influente. E il sistema corruttivo è quello per cui io oggi ti faccio accedere a quel posto, tu sai che ci accedi non per merito, ma perché io ti ci ho portato, domani ti dovrai spendere, e questo emerge da alcune intercettazioni, perché mi dovrai ripagare questo favore. L'inchiesta si è allargata anche nei confronti di professori di altre università come Bologna, Cagliari, Padova, Roma. In totale sono 66 docenti indagati per scambi di favori. Altra giornata torrida in Europa, la Francia segna il nuovo record con un picco da 44,3 gradi. Non va meglio in Italia, dove un po' ovunque si sono registrate temperature altissime. Preoccupano in particolare gli anziani. Caterina Dall'Olio. Il caldo eccezionale di questi ultimi giorni di giugno ha fatto un'altra vittima. È un operaio di 60 anni deceduto in ospedale a Cesena dopo che ieri pomeriggio ha avuto un malore mentre stava lavorando su un'impalcatura allestita a Rimini per la ristrutturazione di un palazzo. L'uomo sarebbe collassato per il caldo insopportabile a nulla. Sono valsi soccorsi per quanto immediati. Non dà tregua l'ondata torrida che ha invaso la maggior parte delle città italiane in tantissime località. Si sono superati 30 gradi già nelle prime ore di questa mattina, per arrivare a nord-ovest a punte di 42 e 43 gradi. Vedo l'ora d'arrivo a casa, non ce la faccio più. Bisogna bere l'acqua, tanta acqua, e si mangia poco, ma almeno meno calorie metti e meglio è. Si lavora bene, non si suda per niente. È bello stare a Roma con questa temperatura. La maglia rossa non tocca però all'Italia, ma alla Francia, perché oggi ha battuto il suo record storico di calura con 44,3 gradi alle 13 nella cittadina di Carpentras, nel sud del paese. Domani il livello di allerta interesserà Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Roma. A Torino è successa una cosa che non era mai successa. Guasti diffusi su tutta la rete elettrica ancora non risolti, colpa delle eccezionali temperature delle ultime ore che hanno sottoposto la rete a quello che i tecnici hanno definito uno stress termico, e non capita solo a loro. Emergenza sanità con l'allarme di Assomedici: la presenza di neolaureati senza specializzazione in pronto soccorso è illegale, con inevitabili rischi per i pazienti. Sentiamo Lucia Ascione. C'è chi propone l'assunzione nei pronto soccorso di camici bianchi freschi di laurea, come la Federazione degli Ordini dei Medici. Chi la ritiene illegittima, come il Sindacato degli Operatori Sanitari del Sistema Pubblico. Chi suggerisce l'impiego di specializzandi che, stando alla normativa vigente, in medicina d'urgenza, da soli, proprio non ci possono stare. Allora, gli specializzandi hanno uno status del tutto particolare, per cui intanto non possono operare in prima persona ma solo sotto tutoraggio. Quindi questo rappresenta il problema principale: non posso utilizzare uno specializzando per coprire un'attività di un medico strutturato. La prudenza degli addetti ai lavori nella ricerca di soluzioni alla penuria di medici non è un pretesto. La vita dentro il pronto soccorso non è alla portata di tutti. Significa investire molto tempo, fatica, sicuramente avere un aspetto caratteriale, diciamo, molto particolare, perché poi il pronto soccorso c'è sovraffollamento, c'è ansia, bisogna imparare a gestire non solo le patologie ma anche l'ansia ovviamente dei pazienti e dei parenti che vengono. Eppure altre proposte sembrano profilarsi per impedire che l'emergenza sanità diventi catastrofica. Una volta in pronto soccorso c'era una rotazione, no, di medici internisti o dell'area medica che possono eventualmente partecipare alle attività in pronto soccorso, si potrebbero delocalizzare delle attività a livello ambulatoriale. Siamo sotto attacco. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, esce allo scoperto dopo le polemiche di questi giorni sui rifiuti non raccolti per le strade della città. È in atto una guerra, spiega. Sentiamo perché da Cesare Cavoni. La chiamano emergenza rifiuti, anche se dura da anni. Intanto a Roma la mappa dei cassonetti incendiati si allarga, così come l'immondizia che va in fumo e sprigiona sostanze tossiche nell'aria, tanto da costringere il servizio igiene e sanità pubblica dell'ASL Roma 1 a tenere sotto controllo la situazione. È la guerra dei rifiuti, secondo la definizione del sindaco di Roma Virginia Raggi, perché, dice il sindaco in un post pubblicato oggi sui social, qualcuno vuole riportare la capitale ad una gestione illegale dei rifiuti. Chi però non è dato sapere, più facile
facile immaginare il perché. I soldi. La questione rifiuti rappresenta da sempre un business sul quale nella città eterna hanno guadagnato in molti. L'AMA non riesce a raccogliere e a smaltire i rifiuti e l'impianto di Rocca Cencia è al collasso. In più, i recenti incendi dolosi all'interno delle strutture di smaltimento e trattamento dei rifiuti, i cassonetti incendiati, i danni alle strutture e ai mezzi possono essere il segno, come sottolineano numerose indagini, che la questione rifiuti è un affare in mano alle cosiddette ecomafie. Parlano i dati e le inchieste, dunque, afferma il sindaco e riporta un'intervista a Roberto Pennisi, procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, che fornisce la sua chiave di lettura parlando di un possibile sabotaggio. E mi viene di pensare che quell'incendio possa avere anche un valore, un significato di messa in guardia dell'amministrazione verso un ritorno al precedente sistema. Tragedia nei Navigli, due disabili in bici cadono in acqua, ritrovato nel pomeriggio il cadavere di uno dei due ragazzi. La cronaca da Luciano Piscaglia. È finita in tragedia la gita lungo il Naviglio Grande di alcuni disabili. Mentre percorrevano una pista ciclabile per cause ancora da accertare, due giovani legati a tricicli adattati alle loro esigenze sono caduti in acqua. Uno dei due è morto, l'altro è ricoverato in gravi condizioni. I due, entrambi poco più che trentenni, facevano parte di un centro diurno del comune di Macherio, a pochi chilometri da Monza. In tarda mattinata, in un punto della pista ciclabile che costeggia il Naviglio, forse dopo essersi urtati, sono finiti in acqua. Una tragica fatalità per il sindaco di Cassinetta di Lugagnano, dove è stato recuperato il corpo senza vita di uno dei due disabili. È una tragedia, quindi non ho nulla da dichiarare, nel senso che ci sono le autorità, faranno le loro verifiche, il loro l'iter che deve essere fatto, e quello che rimane invece è una tragedia per le famiglie, quindi per rispetto anche per le famiglie non ho altro da aggiungere. I soccorsi sono immediatamente scattati con vigili del fuoco e volontari, carabinieri, sommozzatori ed elicotteri. Il primo giovane è stato estratto dall'acqua ancora in vita e portato in ospedale. Solo dopo alcune ore di febbrili ricerche è stato individuato a pochi metri dal municipio di Cassinetta di Lugagnano il corpo senza vita del secondo disabile. Si attende ora l'esito delle indagini per ricostruire la dinamica della tragedia. Un cammino del cuore, il Papa incontra 52 delegazioni della Rete Mondiale di Preghiera e spiega quanto sia importante insegnare soprattutto ai bambini a rivolgersi a Dio. Sentiamo Cristiana Caricato. State attenti, il cuore della missione della Chiesa è la preghiera. Possiamo fare tante cose, ma senza preghiera la cosa non va. Papa Francesco incontra in Vaticano 52 delegazioni della Rete Mondiale di Preghiera, l'istituzione nata 175 anni fa in Francia e che oggi aiuta 35 milioni di fedeli nel mondo a pregare secondo le intenzioni del Pontefice per il bene dell'umanità e della Chiesa. Una missione di compassione per il mondo, ha spiegato Francesco, che dopo aver ascoltato 6 testimonianze da vari angoli del pianeta, ha ribadito il valore dell'orazione. Entrare in preghiera è entrare con il mio cuore nel cuore di Gesù, fare una strada dentro il cuore di Gesù, quello che Gesù sente, i sentimenti di compassione di Gesù. Un cammino del cuore, un itinerario che trasforma la vita delle persone, ecco perché il Papa ha insistito sull'importanza di insegnare ai bambini a pregare. A me fa dolore quando vedo tanti bambini che neppure sanno farsi il segno della croce. Io dico, ma fai il segno della croce, non ne fanno così, non sanno. Insegnare a pregare i bambini. Bisogna recuperare la capacità di ragionare con il cuore, propria degli anziani, suggerisce Francesco, che al termine ringrazia con un pizzico di orgoglio la Compagnia di Gesù, che porta avanti dal 1844 la Rete Mondiale di Preghiera. Si pensa che i gesuiti sono gli intellettuali, coloro che pensano, ma sono stati i gesuiti a creare questa rete di preghiera. I gesuiti sono uomini che pregano e questo è grande.
7 giorni, 3 paesi visitati, 15 discorsi in totale sono i numeri del viaggio che vedrà Papa Francesco recarsi in Africa dal 4 al 10 settembre prossimi per visitare il Mozambico, il Madagascar e le isole Mauritius, e di cui la sala stampa vaticana ha diffuso oggi il programma. Incontri politici, pastorali, interreligiosi sono i momenti del viaggio, che comprende anche una preghiera per i lavoratori. Ultima giornata a Matera per la festa del quotidiano Avvenire, che si concluderà domani nell'altro capoluogo lucano Potenza, con la partecipazione del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Ricco il programma di incontri e dibattiti ospitato nella Capitale Europea della Cultura 2019. Il servizio è di Francesco Durante. Per il terzo anno consecutivo il quotidiano dei cattolici italiani ha scelto la Basilicata per la sua festa, un incontro con il territorio del nostro paese, accogliendo le domande che vengono dalla gente. A Matera da 3 anni stiamo trovando domande interessanti, quest'anno quella della legalità e del lavoro, che sono un connubio che non può essere scisso, quello dell'orizzonte europeo che non è una maledizione ma è il cielo sotto al quale dobbiamo saper camminare per trovare un futuro vero, e delle eccellenze che nel nostro paese sono radicate, anche se a volte ce le dimentichiamo. Tematiche urgenti che interpellano da vicino il mondo cattolico, chiamato ad un impegno di primo piano. Stiamo vivendo questi momenti, così per dire, con un'espressione biblica, come se fosse un areopago, l'areopago dove Paolo incontrò la cultura del tempo. Noi in questo areopago, in questa piazza, ci confrontiamo e nello stesso tempo diamo il nostro messaggio cristiano. Con una peculiare identità nelle sfide dell'attuale contesto comunicativo. C'è una cifra che cerchiamo di custodire nel dibattito pubblico come giornalisti di Avvenire, è quella di una parola che sia limpida, schietta, anche forte quando serve, ma sempre rispettosa e mai volgare. Non si può abbassare l'asticella in questo paese, è già troppo bassa qualche volta. Questo non fa bene né agli italiani né alla credibilità delle istituzioni e della nostra vita comune. Il TG 2000 termina qui, vi lascio adesso al nostro post che questa sera si occupa di cinema. Oggi con Carlo Verdone andiamo ad Otranto sul set del suo nuovo film Si vive una volta sola, dove Verdone insieme ad Anna Foglietta, Max Tortora e Rocco Papaleo fa parte di un gruppo di medici colleghi che durante un viaggio farà un punto sulle proprie vite. Scopriamolo in anteprima con Fabio Falzone. Noi invece ci vediamo più tardi alle 20:30 per una nuova edizione del nostro telegiornale. A dopo.